Insensato fermare ora l'iter di approvazione del progetto Esselunga, lo ha ribadito il sindaco di Lodi, Sara Casanova, nell'incontro con i giornalisti sul futuro dell'ex consorzio agrario. Ha risposto così alle opposizioni che chiedevano invece di bloccare tutto dopo le rivelazioni dell'Espresso sui 50.000 euro girati dall'ex proprietà dell'area a Fratelli d'Italia. Ecco allora i prossimi passi. E siamo in prossimità adesso della seconda parte dopo l'adozione, cioè l'approvazione del piano. E quindi dovrà esserci un passaggio in consiglio comunale proprio per approvare il piano entro la prima metà di febbraio, scusate. 39 sono le osservazioni presentate da singole associazioni, sembrano destinate ad aver poco futuro. Io penso, non sono un esperto di queste cose, però io penso che sia stata una negoziazione molto favorevole. Poi è ovvio che sono legittime le posizioni, le abbiamo viste anche nelle osservazioni, vi farò poi un piccolo riassunto, diciamo, delle famiglie che possiamo fare, della tipologia delle osservazioni, che qualcun altro invece di farsi fare rotonde, strade, spostare i bus da via Dante e da via Polenghi, voglia, non so, o centri sociali, o più giardini, o la passerella sopra la ferrovia, eccetera. Io penso che sia stata una scelta. Il valore contrapposto alla realizzazione che ci permette, ripeto, di rigenerare quest'area che è in condizioni ambientali paurose e che la mia preoccupazione è potrebbe restare lì per diversi anni ancora e che, sottolineo, è un'area privata. Noi ce lo dimentichiamo questo, ma è un'area privata.